Di Emiliano sappiamo benissimo il suo grado di mistificazione della realtà e ha raggiunto il suo apice, ecco, quando è stato in grado di festeggiare il commissariamento, ecco, una figura di cacca internazionale, direi, ecco, è finita anche sui siti stranieri. Lui ha goduto perché il presidente Conte con il Consiglio dei Ministri con un decreto legge ha di fatto esercitato i poteri sostitutivi assegnando al prefetto Bellomo, ecco, il commissariamento della Puglia, e lui ovviamente, come quelle vecchie, ha preso prima per cercare di nascondere le sue colpe. La verità è che sia lui che Loizzo potevano convocare il Consiglio, non si è voluti tornare in aula perché evidentemente l'emendamento sulle task force avrebbe escluso il Lopalco di turno, ma non è l'unico. Tutti quei componenti che in cambio di prebende e di incarichi pubblici sono di fatto costretti a candidarsi restituendo il servigio e il privilegio in termini di voti, e quindi ovviamente non si poteva tornare in aula e si è atteso che il presidente Conte commissariasse ed esercitasse il potere sostitutivo. Ovviamente, pur avendo i numeri in una maggioranza che è fatta di 29 persone e ne servivano 26 di voti per emendare la legge elettorale, Emiliano non ha inteso procedere perché non ha mai tenuto una maggioranza così eterogenea, perché ognuno pensava ai fatti suoi. Nonostante i voti del Movimento 5 Stelle, che ancora una volta ha cambiato idea perché da sempre è stato contrario alla doppia preferenza, ma questa non è una notizia. Oggi ci ritroviamo ovviamente con una impasse amministrativo senza precedenti, non si è compreso ancora se ci saranno i tempi entro il 6 agosto per andare a modificare una legge che consentirà la doppia preferenza. Ovviamente la destra non è interessata alla doppia preferenza, ma l'accetterebbe a condizione che non ci fosse l'inammissibilità della lista allorquando non si dovesse raggiungere la percentuale del 60-40%. Quindi loro vogliono le donne, ma vogliono che stiano al loro posto o che vadano a fare da riempilista, ma così come quelli del centrosinistra. Di fatto, con una votazione segreta, come nel 2015, quell'emendamento sarebbe bocciato. La verità è che mi pare di capire che qui nessuno voglia andare alle votazioni. Non ci vuole andare Conte, perché Conte sa bene che se i partiti di governo non dovessero avere un buon risultato, la prima testa che salta è la sua, perché è così che succede sempre. Non ci vuole andare il centrodestra, perché magari ha bisogno di ancora più tempo per recuperare quello che secondo lei può essere un gap. Non ci vuole andare nessuno dei parlamentari, perché se passasse il referendum si andrebbero a restringere le opportunità e gli scranni, e quindi di fatto ognuno, in un livello di ipocrisia che non ha precedenti, cerca di dire e non dire. Ecco, è paradossale e ridicolo che uno Stato centrale dica che bisogna introdurre la doppia preferenza e non si preoccupi invece di uniformare le leggi elettorali. In Emilia-Romagna la soglia di sbarramento è al 2, in altre regioni al 3, al 4, in Puglia è all'8%. Ecco, si preoccupano di non discriminare le donne e poi discriminano il genere umano, che è fatto di disabili, di famiglie, di maschi e di uomini, cioè, e di donne ovviamente. E quindi che facciamo? Facciamo i due pesi e le due misure. Ecco, si preoccupano di pensare alle preferenze a Roma, quando al Parlamento nazionale le preferenze non ci sono. Cioè, lì non votiamo più il nostro onorevole e il nostro senatore, no, lì votiamo come degli automi su una X. Ecco, mettiamo una X su un simbolo, su un brand nazionale, e poi tutti i parlamentari sono asserviti alle segreterie, quindi non rispondono ai loro territori. Quindi prima di dire a noi, ecco, metteteci le preferenze, imparassero a dare l'esempio, perché nulla è più contagioso dell'esempio. Io davvero sono nauseato, come la sindrome di Stoccolma, come la storia della gallina e di Stalin, come la memoria del pesciolino rosso abbia fatto sì che un popolo, ecco, di persone asservite ad un mainstream che ci telecomanda come vuole, davvero non riesce a reagire.
Io sono davvero preoccupato perché già l'astensionismo era al 50%, addirittura c'è chi parla di un'affluenza al voto del 35% alle prossime regionali. Io non so dove andremo a finire, io non rinuncerò a combattere evidentemente, io non mi devo mischiare con un sistema di malaffare e di mercimonio che ho combattuto in questi anni, io devo dare un'opportunità ai pugliesi, soprattutto a quelle persone capaci di discernere la realtà che li circonda. Persone che non si sono rassegnate all'idea che le cose debbano andare sempre così. Ecco, oggi è domenica, io sto guidando perché anche oggi dobbiamo cercare di spargere e diffondere il verbo, ma vi garantisco che io non mi rassegnerò, ma non posso darvi nessuna certezza. Non sono certo che entro il 6 si raggiungerà, ecco, la quadra per poter andare a votare. Staremo a vedere nei prossimi giorni. Certo che vedere quante bugie, quanti piagnistei finti si fanno, come si strumentalizzano le donne è urticante, è nauseante, ma questo piace forse alla gente, questa è la politica a cui sono abituati. Ecco, io non mi ci abituerò mai, continuo nella mia battaglia, non sono solo, ci sono migliaia di persone, siamo arroganti della nostra onestà e buona fede, vogliamo fare esclusivamente gli interessi dei cittadini pugliesi, il nostro è un programma sui generis, perché quando vuoi fare gli interessi della gente ti ritrovi da solo, e quindi andiamo avanti. Vi auguro una buona domenica e a presto risentirci. Ciao!